Ciao a tutti, eccoci in Pokémon Zaffiro Alpha. Ero stata catapultata qui a Petalipoli e vado alla palestra. Ho già rigenerato tutti i Pokémon, acquistato le varie cure. E andiamo qui dal signore del Papillon. Pronto, questa palestra è di nostro padre. Le porte di questa palestra si aprono solo se batti gli allenatori. E le porte di questa sala sono già aperte. Lascia i tuoi Pokémon nella loro Pokéball. Gli allenatori della palestra di Petalipoli usano tanti tipi di strumenti. Oh, dalla porta di sinistra si accede alla sala della velocità. E dalla porta di destra si accede alla sala della precisione. Il nome della sala è scritto sulla porta. Rifletti bene e fai la tua scelta. Andiamo prima dove vado. Andiamo a sinistra, dai. Ah, eccola qui, una vomissa. Che era qua alla porta. Ok, andiamo. Andiamo dalla sala della... Sì, andiamo nella sala della velocità. Attenzione. Salve, signore, salve. La capacità di colpire l'avversario, già quando mi dai un bel già questo mi ha un bel vantaggio, non credi? Va bene, se lo dici te, io ci vedo. Aiuto. Vai. No, ho lasciato il Pokémon d'acqua. Allora, vabbè, da Hydropulsar perché io adoro Hydropulsar. E poi un Alalasoio. No, mi ha fatto innamorare. Vediamo un po'. Attacco d'ala. Ah, è proprio innamorato. E allora cambiamo Pokémon. Andiamo da fiammata. Ehi, ragazza, mi stai facendo le carezze, te lo dico, vieni. Beccati questa nitro carica. Oh, quanto mi piace la nitro carica. Vai, ciao, vattene a casa. Ciao. E vai, condividiamo l'esperienza che ci piace questa cosa della condivisione. Vai. A sinistra si trova la sala zero sconti e a destra sala difesa. Oh. Sala, andiamo a zero sconti, sì. È questa, vero? No, 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 aspetta, voglio andare a zero sconti, mi piaceva proprio zero sconti. Vai. Aspetta, però, prima di agire, voglio mettere per primo fiammata la mia amica, anzi, il mio amico fiammata. Ciao. Non sprecare tempo cercando di far diminuire le statistiche del mio Pokémon. Mamma mia. Nervosetto, eh? Su, parte la sfida di cavolo. Ciao, cavolo, ciao, ciao. Vediamo un po'. Una puzzola. Dai, tieni. Beccati il doppio calcio. T'ho trovato anche sei riavvolta nella nebbia. Ciao, ciao. Sì, grande nitro. Grande doppio calcio e grande fiammata. Vai, già. Ciao Carlo, ciao, ciao, ciao. È stato bello comunque, è stato quel che è stato. Adesso ti aspetta la sala della forza. Ok, andiamo alla sala della forza. E vedrai, c'è solo questa a distanza. E chi me lo chiedi a fare? Sono scrupolosi. Salve signora. Ok. Ah, il nostro capo palestra, il loro capo palestra ha chiesto il massimo da noi, bene. Guardate come ci sta dentro questo Pokémon. Sono tro Zanguse. Guardate com'è super. Sembra un lottatore di wrestling. Io riprovo col doppio calcio. Ciao. Non ti ho dato nemmeno modo di tirare fuori un artiglio leggerino. Nemmeno proprio. Nemmeno nell'anticamera del cervello sono riuscito a schiacciarti. Come faccio la sbruffona in questo momento.
Se devi fare così, uno vince preso dall'impeto. Andiamo, andiamo. Come si fa a tenersi quando uno vince? Non ci si fa. Su sala del capopalestra entra e scopri quali Pokémon dovrai affrontare. Ma certo che voglio proseguire. Che domande sono? Sono arrivata qui, fino a qui apposta. È lì che sta meditando. Signor capopalestra, Ray. Sì, sì, siamo noi. Allora hai vinto 4 medaglie, certo. Bene, come presto ci sfideremo in una lotta di Pokémon. Yes! Pensavo in una lotta di dadi. Battutone. Dai. Stratossino, sì, sono io. Per me è una gioia indescrivibile poterti sfidare in una vera lotta, figlia mia. Ma una lotta è pur sempre una lotta. In veste di capopalestra farò tutto il possibile per vincere. Stratossina! Sono qui. Fai anche tu del tuo meglio e rendi tuo padre fiero di te. Certo, ti schiacceremo! Ciao Norman. Parte la sfida di Norman. Manda in campo Slaking. Ah, sto scimmione. Vieni, fiammata. Oh, lotta. La nitrocarica, perché io adoro la nitrocarica. Bam! Gli ho fatto una carezza, però, cioè. No, ma come sbadiglio, no! Prima che si assopisca. Calcio ardente. Ardente. E ciao. Vai, è salito a livello 41, fiammata, grande! No, si è addormentato. Vabbè, dai, cambio Pokémon. Dai, sì. Ma chi c'è dopo? Dai, Metang. Dai, vado Metang. Mi fa voglia usare Metang. Eccoci. Lottiamo. Vigoroth. Vieni, cozzata Zen. Ciao. Una bella metal testata, dai. Aiuto, cosa sta facendo? Ah, bene, non ha più energia. Non avevo capito se c'era un po' di c'era rimasta un po' di energia oppure se n'era andata via tutta. Oh, Wingull mi è salito a livello 34. Urlante è salito a livello 33. Grande Urlante, anche lui. La prossima scelta di Norman sarà Slaking. Vuoi cambiare Pokémon? Io non so chi è questo Slaking, aiuto. Non li conosco tutti i nomi. Ma sì, cambiamo Pokémon, facciamo. Utilizziamo tutti e proprio. Wingull. Dobbiamo fare un elenco di tutti i Pokémon che incontro e ricordarmi le caratteristiche. Altrimenti. Era quello il primo Slaking. Che. C'è veramente la negazione per i nomi! Me ne devo appuntare, via. Praticamente non gli sto facendo niente. Aspetta un po'. Cambio. Vediamo un po' se con questo riesco a fargli qualcosa. Che dovrebbe essere buio entrambi, no? Un bel morso. Vai, bel morso, vai. Gli ho fatto una carezzina. Nemesi, come mai? La Nemesi? Ma questo è ignorante forte, eh. Divieto? Bene, finalmente non puoi usare strumenti. Tieni, spaccaroccia! Ma come? Gli strumenti non puoi usare. Ok. Ritorno da Metang, quello che all'inizio avevo rimandato dentro. Ma più che metal testata. Sto facendo le carezze. Dai, cozzata Zen. Psycho, un po' di Psycho non fa male.
Oh, ciao, ciao. E quindi dovrei aver finito. Vediamo un po'. ho vinto anche questa palestra, capo palestra, anche questo che poi era il padre del personaggio e il padre della nostra personaggina qui. Hai fatto passi da gigante, figlia mia. Le regole sono le regole, prendi questa. Oh, e vai! Quinta palestra andata. La medaglia armonia da papà. Adesso i Pokémon fino a livello 60 seguiranno la lettera e le tue indicazioni. Anche se seguiranno la lettera e le tue indicazioni. Ah, ero lì sempre su. Anche se li hai ottenuti tramite scambi. Inoltre, se hai Pokémon che conoscono la mossa Surf, potrai usarla per muoverti sulla superficie. Ale, Surf mi manca, se la devo prendere sempre. Vai, vai. Ok. Se la usi subito dopo che un Pokémon è andato capo, la sua potenza raddoppia. Mamma mia. Spero che tu e i tuoi Pokémon vi allenate con impegno e riusciate a sfruttare a dovere. Oh, attenzione. Oh, si sente umiliato, ma dai, non te la prendere. Oh, mica si può vincere sempre, eh. Oh, ci accompagna fuori se un attimo, un attimino se l'ha presa bene, insomma, si sta riprendendo anche il babbo dopo la sconfitta. E che succede qui? Ok, anche Lino sta migliorando. Oh, bene, si fa piacere che il Pokémon e Lino siano amici. Che succede? Vai! E ho ottenuto Surf. Sì, posso finalmente usare Surf. Oh, adesso possiamo andare al percorso 118 e raggiungere le Terrakie e si estendono al di là del mare. E vai. No, non abbasseremo mai la guardia. Vai, vai Tranzollo. Vai. Ah, vieni con me Lino. Non avevo capito. L'ho capito adesso. Vieni Lino che i tuoi Pokémon, vedrai adesso, saltano di 3 miliardi di livelli. Così, voglio esagerare. Oh, attenzione. Certo che fa un strano effetto. Voglio dire, vedere il proprio figlio farsi improvvisamente uomo. Ho il momento di riflessione. Momento di riflessione dei padri. Sì, cioè, vediamo cosa dice il Navimappa. Si trova a est di Ciclamipoli. Dato che ci siamo, perché non andiamo insieme a Ciclamipoli? Va bene. Anche io avevo intenzione di andare per questo 118. Perfetto. Sì, però io volevo un attimino rimettere in energia i miei Pokémon. Ecco, sì. Finalmente. Ciao, ciao. Va bene, Lino, vai tranquillo. Bene, a questo punto io vi saluto. Dopo aver battuto il nostro padre capo palestra, vi mando un ciao a tutti e al prossimo video!